Buonasera, desidero esprimere il più vivo ringraziamento e il più cordiale saluto al signor Presidente della Corte Costituzionale, professor Franco Gallo, che ci onora con la sua presenza. Ci onora con la sua presenza e rende ancora più significativa questa cerimonia di conferimento della laurea honoris causa al professor Paolo Grossi. Autorità tutte, esprimo il più vivo ringraziamento e il più caloroso per la vostra partecipazione. Saluto i cari amici e colleghi, a cominciare dall'amico e collega rettore dell'Università di Ferrara, il professor Pasquale Nappi, e il professor Cappellini dell'Università di Firenze in rappresentanza del rettore tesi dell'Università Fiorentina, e con loro ringrazio i tanti amici e colleghi di tante discipline, di tante università, di tante facoltà di giurisprudenza: Firenze, Bologna, Milano, Perugia, Teramo, Camerino, Napoli, Bari, Salerno, Politecnica delle Marche e altre che probabilmente sto tralasciando. Carissimi studenti, signore e signori, è con particolare soddisfazione che mi accingo ad introdurre questa cerimonia di conferimento della laurea honoris causa in studi politici e internazionali al professor Paolo Grossi, confermando così un prestigioso riconoscimento che il nostro Ateneo ha voluto riservare a personalità che si sono particolarmente distinte nell'ambito delle più importanti attività scientifiche, culturali e professionali. La particolare soddisfazione non sfuggirà a chi conosce i legami accademici, scientifici e, se posso dire, di amicizia che ho avuto l'onore e la fortuna di stringere nel corso degli anni con il professor Paolo Grossi. Dopo la laurea nel 1955 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze con una tesi storia del diritto italiano, Paolo Grossi è stato dapprima professore incaricato presso l'Università di Siena nell'anno accademico 60-61, poi dal 61-62 presso l'Ateneo Maceratese. È qui che ha vinto nel 63 la cattedra ed è qui che è stato tra il 1964 e il 1966 preside della Facoltà di Giurisprudenza. Ha poi lasciato la nostra università per trasferirsi dal 1 dicembre 1966 sulla cattedra di diritto comune nella Facoltà Fiorentina. Un ritorno nella sua città colpita pochissime settimane prima dalla terribile alluvione. Nella città medicea ha ricoperto nel corso del tempo anche gli insegnamenti di diritto canonico e naturalmente di storia del diritto italiano. È nel capoluogo toscano che Paolo Grossi ha poi sempre operato sul piano accademico e scientifico. A lungo collaboratore e segretario generale dell'Istituto di Diritto Agrario Internazionale Comparato, presieduto allora da Gian Gastone Bolla, Grossi è stato preside della Facoltà Giuridica Fiorentina tra il 1972 e il 1975. Proprio nei primi anni 70 lo storico fiorentino gettò con impegno, lungimiranza ed efficacia straordinari le fondamenta del suo progetto culturale. Mi riferisco ovviamente al gruppo di studio per la storia del pensiero giuridico moderno, embrione del centro poi istituito nel 1980, alla nascita tra il 1971 e il 72 dei quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, ormai giunti al 41esimo volume, all'avvio dal 1973 della biblioteca, serie di monografie giunta anch'essa ormai alla soglia delle 100 pubblicazioni. Queste tre entità, centro, quaderni e biblioteca, sono stati da allora in avanti il laboratorio fecondo di uno studioso che ha voluto sempre rifuggire dagli isolamenti e dalle assolutizzazioni. La sua è stata un'officina operosa che ha saputo rinnovare profondamente il metodo storico-giuridico riconducendolo alla totalità dell'esperienza e della vita del diritto. Un diritto nobilmente recuperato alla sua dimensione esistenziale, fatto fibra interna e complessa della società. Un diritto che sa resistere alle ombre più minacciose o mediocri
talvolta, del potere politico e di ogni semplificante impalcatura potestativa per far riacquistare anche al giurista il sapore arricchente di una specifica autonomia e di un suo preciso senso di responsabilità. Il diritto ordinamento è anzitutto problema della vita, specchio di una totalità che storia e vive nella storia. Lungo questo percorso, Grossi, storico del diritto alla ricerca di se stesso, ha posto e si è posto in dialogo costante con giuristi e storici. Ai giuristi, cultori del punto, ha richiesto l'umiltà che la storia, campo del relativo, offre in termini di conoscenza e di analisi critica. Agli altri, agli storici, cultori della linea, ha chiesto di comprendere, di afferrare il mistero del passato non nella episodicità dei singoli avvenimenti, né sul tavolo di un ipotetico obitorio della storia, bensì nel vivo di un confronto dialettico con le domande pressanti del presente e di una contemporaneità sempre più complessa e mobile. Uno storico del diritto ordinatore, mai ateoretico, capace di valorizzare la dimensione giuridica dell'esperienza umana nella storia. Uno storico in grado di cogliere le nervature profonde della società e di leggere in filigrana le tecniche e il pensiero dei giuristi, siano essi scienziati e maestri, ovvero pratici del diritto. Il laboratorio fiorentino è stato irrobustito e vivificato da un circolo virtuoso fatto di grandi convegni, seminari, relazioni, reti di ricerca, quaderni, monografie. Un lavoro costante, solido, coerente, un lavoro che ha visto il nostro ospite impegnato, prima di essere nominato giudice costituzionale dal presidente Giorgio Napolitano nel febbraio 2009, anche in significative attività istituzionali. Basti pensare alla sua partecipazione tra il 1979 e il 1986 al Consiglio Universitario Nazionale e la sua attività di giudice del Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco tra il 1996 e il 2004. Socio dal 1990 dell'Accademia Nazionale dei Lincei, ha fatto parte di innumerevoli comitati scientifiche di riviste e collane editoriali. Dal 1989 al 1998 è stato membro del Consiglio Scientifico del Max Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte di Francoforte sul Meno. Per il suo straordinario impegno scientifico è stato insignito di premi prestigiosi e quasi non si contano ormai le lauree honoris causa ricevute da alcuni dei più importanti atenei italiani, europei e sudamericani che l'hanno così voluto onorare negli ultimi 25 anni. Appare poi vano il solo tentare in questa breve introduzione di tracciare un disegno complessivo dell'opera scientifica di Paolo Grossi. Dal 1956 ad oggi ha pubblicato un numero a dir poco cospicuo di articoli, monografie, recensioni, conferenze, ricordi, prolusioni, lezioni, dalle abbazie benedettine dell'alto medioevo al diritto privato comune, dal diritto canonico al diritto agrario, dalle obbligazioni pecuniarie alle situazioni reali e ai rapporti di godimento nell'esperienza medievale, dalla seconda scolastica fino al socialismo giuridico, dalla nozione di proprietà moderna ad un altro modo di possedere nell'Italia postunitaria, dalla ricostruzione del percorso intellettuale dei più grandi giuristi italiani ed europei dell'Otto-Novecento, la nozione di assolutismo giuridico, dalla cultura delle riviste giuridiche alla riflessione metodologica, dal diritto europeo alla globalizzazione, dalla formazione del giurista alla dimensione del costituzionalismo in Italia e in Europa, l'opera di Grossi è come un grande arcipelago nel quale ogni terra non è mai incognita all'altra. E a guardarlo dall'alto appare un universo di rara compattezza e di rara coerenza, caratterizzato da una voce e da uno stile inconfondibili. Molti dei suoi lavori sono stati tradotti nelle principali lingue straniere e figurano nei programmi didattici di corsi universitari di buona parte del mondo. Amatissimo dagli studenti, ha fissato in opere come l'Ordine Giuridico Medievale, la Scienza Giuridica Italiana, l'Europa del diritto, mitologie giuridiche della modernità, prima lezione di diritto, introduzione al Novecento giuridico, i canoni di una storiografia che sa tracciare grandi sintesi, proporre raffinate interpretazioni e, perché no, lanciare perturbanti provocazioni intellettuali. Non posso andare oltre. Vorrei però sottolineare conclusivamente tre profili in particolare dell'attività di Paolo Grossi. Il primo si riferisce
alla generosità dello studioso. L'editore La Terza gli ha dedicato uno dei volumi a cura di Guido Alpa della serie Maestri del diritto. Maestro autentico, rigoroso, ha selezionato e allevato con grande cura, intelligenza e libertà più generazioni di storici del diritto, tra Macerata e soprattutto Firenze, dando corpo ad una scuola che è anch'essa un vero progetto scientifico oltre che un progetto di vita. Maestro di studiosi perfettamente autonomi e a loro volta autorevolissimi, ha attirato attorno a sé, grazie al suo carisma, giovani provenienti da tutto il mondo, alla ricerca di insegnamenti, confronti e sollecitazioni. Il secondo profilo riguarda il suo approdo alla Corte Costituzionale. Più di una volta mi è capitato di pensare, devo dire ben prima che accadesse, che Paolo Grossi sarebbe stato un eccellente giudice costituzionale. Non un giurista positivo, come si suol dire, ma proprio per questo portatore di una visione peculiare, al tempo stesso antica e modernissima del diritto. La Costituzione, cito parole sue del 2006, è la vera norma giuridica fondamentale che attinge direttamente nei valori storici del popolo italiano, trasformandoli in principi giuridici ordinanti. In seno alla Costituzione, la previsione di un giudice delle leggi, la Corte Costituzionale, prezioso organo respiratorio che consente il perenne adeguamento di comandi e forme alla sostanza di quei valori, con una visione rinnovata della legge che lascia finalmente alle spalle la vieta nozione di un contenitore vuoto da rispettare ad ogni costo. Il terzo e ultimo profilo riguarda il passaggio che ho evocato all'inizio, ovvero l'antico legame di Paolo Grossi con la nostra università. Caro Paolo, ti devo subito confessare che qui ho esercitato il mestiere dello storico e ho chiesto al mio ufficio del personale di poter consultare il fascicolo amministrativo che ti riguarda, conservato del nostro archivio storico. E devo dire, non mi sono affatto pentito di averlo fatto, perché aprendolo ho compiuto un grande viaggio. Paolo Grossi ha infatti, come dicevo all'inizio, insegnato a Macerata per 5 anni, dal 61 al 66, per i primi due come incaricato, dal 1 febbraio 63 all'ottobre del 66 come vincitore della cattedra di storia del diritto italiano. Sono stati quelli anni importanti e delicati per il piccolo Ateneo maceratese, ormai unico esempio di università composta da una sola facoltà, quella antichissima di giurisprudenza, che contava allora circa 700-750 studenti. Mentre nella regione, in tutta Italia, era ormai iniziato quel processo di disseminazione e proliferazione universitaria, quasi 16-18 nuove sedi tra il 1950 e il 1965, di cui oggi osserviamo anche non poche criticità. È l'università, potremmo anche dire, del rettore romanista Giuseppe Lavaggi, che ricoprì la carica proprio negli anni dell'attività maceratese di Paolo Grossi. Fu un rettore lucido, basta leggere i suoi discorsi inaugurali, e operoso, che comprese i problemi dell'Ateneo, migliorò le strutture materiali e portò all'istituzione nell'anno accademico 1964-65 della Facoltà di Lettere e Filosofia, prefigurando anche la nascita del corso di Scienze Politiche. Pur con questi risultati, l'Ateneo restava una piccola comunità di docenti e di discenti. La facoltà giuridica continuava l'antica tradizione e manteneva la sua vocazione di vivaio appartato e di palestra per alcuni dei più brillanti giovani giuristi italiani. Nell'anno accademico 62-63 la facoltà era formata da 13 professori di ruolo, 6 assistenti ordinari, 9 professori incaricati. Fa impressione vedere come, per esempio, faccio un esempio tra i tanti, nel 1965 la commissione di esame per l'istituzione di diritto privato fosse composta da Francesco Romano, Stefano Rodotà e Natalino Irti. Le commissioni romanistiche da studiosi come Lavaggi, Raggi e Crifò. Quella di diritto del lavoro da Simi, Spagnolo Vigorita e la nostra Paola Livelli. Quella di storia del diritto italiano, ovviamente, da Paolo Grossi, Attilio Moroni e Mario Spriccoli. Nel 1966 la cattedra del professor Grossi ottenne un posto di assistente di ruolo che venne ricoperto dal suo primo allievo Mario Spriccoli, destinato a diventare una delle figure più prestigiose del corpo accademico maceratese, studioso tra i più originali e apprezzati della sua generazione, maestro a sua volta di fama
più che nazionale. In quegli anni Grossi strinse amicizia e relazioni scientifiche con alcuni dei protagonisti della scienza giuridica italiana. Ricordo, oltre ai nomi già citati e comunque sempre in numero minore, anche la presenza a Macerata del filosofo del diritto Antonio Villani, del grande processual civilista Mauro Cappelletti, di un altro romanista illustre come Feliciano Serrao, del costituzionalista Michele Scudiero, dell'economista Veniero Del Punta, del medico legale Clemente Puccini. Si tratta talvolta di passaggi rapidi, testimonianza tuttavia di apertura e di vitalità. Giovanissimo, Grossi ha ricoperto anche l'incarico di preside e certe sue circolari, che ricordano ai colleghi puntualità e presenza in un ateneo di pendolari, ci mostrano il suo impegno e l'indubbia autorevolezza. Per lo storico fiorentino il periodo maceratese coincide non solo con il raggiungimento del più ambito traguardo accademico, ma nella sostanza con gli anni della piena maturazione scientifica, piattaforma fondamentale per costruire poi a Firenze il grande laboratorio a cui ho fatto prima cenno. Quando giunge a Macerata ha già pubblicato la monografia sulle abbazie benedettine, esito del suo lavoro di dissertazione, e le ricerche sulle obbligazioni pecuniarie nel diritto comune, oltre ad alcuni importanti saggi che gli svelano la complessa cifra del diritto canonico. Se il primo lavoro del 57 gli sembrerà non privo di mende, che, cito sue parole, nascono dalla pressoché totale solitudine in cui giovanissimo fui lasciato e si traducono in una certa timidità a livello di scelte metodologiche e in parecchia ingenuità inevitabile da un novizio senza maestro allora ancora alla ricerca di una sua bussola, il volume sulle obbligazioni pecuniarie del 60, maturato anche nel rapporto con Tullio Ascarelli, gli aprì lo scenario dei contratti locativi e quindi di un paesaggio medievale fatto di longum tempus e di situazioni reali e di dominio utile. Questa civiltà giuridica emergeva attraverso la dominanza di forze naturali e profonde, in grado di segnare la peculiarissima antropologia dell'uomo medievale. Diritto e mentalità, comprensione delle tecniche del diritto privato comune, uomini e cose a cominciare dalla terra, diventano le grandi acquisizioni dei primi anni 60. Parliamo appunto degli anni maceratesi. È in quegli anni che Grossi si costruisce la propria bussola. Scavando appena, si coglie subito l'elaborazione, la prima messa a punto di una visione netta, di un metodo e di una consapevolezza che già nell'età giovanile è propria dei maestri. Si individua da subito il macro tema, il programma di lavoro che poi accompagnerà lo studioso con successivi aggiustamenti e sviluppi nei decenni successivi. A Macerata Paolo Grossi sperimenta questa tensione nei suoi corsi e nelle sue attività seminariali. Basta aprire il suo corso maceratese sulle situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale, e qui parlo ancora del corso raccolto dall'Orum, l'organismo rappresentativo universitario maceratese, per vedere già bene in funzione il suo laboratorio. Qui, se posso dire, c'è già tutto il Grossi che conosciamo e che troverà la prima sistemazione organica appunto nel volume omonimo stampato presso CEDAM nel 1968, nato da questa perfetta combinazione tra piano didattico e piano scientifico. Nel 1966 il professor Grossi, dopo lo straordinariato, ottiene la nomina d'ordinario e la riceve da una commissione formata da Mario Viora, Guido Astuti e Piero Fiorelli. Nella relazione per l'ordinariato, il Consiglio di Facoltà di Macerata ne sottolinea l'impegno sul piano didattico, scientifico ed accademico. Cito, riscuotendo l'ammirazione dei colleghi tutti e degli studenti, quali ultimi hanno seguito con particolare assiduità e profitto l'insegnamento del professor Grossi, come risulta fra l'altro dalle tesi e tesine svolte su temi di particolare interesse scientifico sotto la sua direzione. La facoltà inoltre ricorda che grande merito del professor Grossi aver incoraggiato e avviato allo studio delle discipline giuridiche valorosi giovani, il cui apporto all'insegnamento e alla ricerca è vivamente apprezzato da questa facoltà. Oggi tutti noi siamo qui convenuti, orgogliosi e molto lieti, insieme all'intero Ateneo, per poter ringraziare ed onorare un vero maestro, riannodando un filo mai spezzato che viene da lontano.
La storia, ha scritto Eugenio Montale in una sua splendida poesia, gratta il fondo, come una rete a strascico con qualche strappo e più di un pesce sfugge. Da allora sono trascorsi 50 anni. Tutto è cambiato forse, ma nulla è cambiato se guardiamo le cose che contano, alla loro più autentica essenza, ai valori più profondi che danno un vero senso al nostro esistere su questa terra. E alla fine, caro Paolo, solo questo conta. Grazie. Prima di dare la parola al professor Francesco Adornato, che terrà la laudatio, vorrei leggere un messaggio augurale che ho ricevuto dal professor Alberto Quadro Curzio, vicepresidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei e presidente della classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche. Magnifico rettore, illustro direttore, ho appreso con grande piacere che il socio Linceo Paolo Grossi riceverà la laurea honoris causa in studi politici internazionali della vostra università. Desidero rallegrarmi con voi ed anche con il vostro neolaureato, tra virgolette, per questo riconoscimento che conferma l'altissimo livello scientifico di Paolo Grossi, che ha espresso anche a livello internazionale la più insigne tradizione delle scienze giuridiche italiane. Grato, se vorrete rendere noto questo mio messaggio, espresso sia personalmente che come presidente della classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche dell'Accademia Nazionale dei Lincei, alla quale il professor Paolo Grossi appartiene, ai partecipanti della cerimonia accademica. Bene, ora la parola al professor Francesco Adornato per leggere la sua laudatio. Magnifico rettore, chiarissimo professor Paolo Grossi, chiarissimo professor Franco Gallo, presidente della Corte Costituzionale, cari colleghi professori e cari colleghi del personale tecnico-amministrativo, ho saltato già in ordine gerarchico le autorità civili, militari e religiosi, apprezzati colleghi del personale tecnico-amministrativo, estimati studenti e gentili ospiti. E per me è uno straordinario e irripetibile onore svolgere la laudatio odierna per un preclaro maestro della scienza giuridica, la cui figura è stata già tratteggiata con esemplare sintesi dal magnifico rettore. E dunque il mio compito, che era già oneroso e grave, lo diventa ancor di più alla luce di quanto il rettore ha detto. E davanti alla ampiezza e alla profondità dei contributi del professor Grossi. E ho riflettuto a lungo, da semplice operaio nella vigna del Signore, su quale percorso intraprendere per arrivare dignitosamente al traguardo, forte peraltro di un risalente e fecondo contatto con gli studi del maestro a partire da un nuovo modo di passadere nel lontano 1977. E il mio disegno innanzitutto non potrà, come ha detto di sé lo stesso professor Grossi nella premessa di un recente volume di una autobiografia scientifica e culturale in senso più ampio, uno storico del diritto alla ricerca di se stesso, non può non improntarsi alla più schietta umiltà. In secondo luogo, però, sento il dovere di dire che accanto all'umiltà va collocata la gratitudine intensa e risalente che chi vi parla deve al professor Grossi, poiché i suoi studi, i suoi scritti, i suoi libri hanno accompagnato la mia ricerca di senso, come studioso innanzitutto,
ma altrettanto direi con la stessa intensità già dai giovanili anni 70 come uomo. Gratitudine che nonostante i nostri più, diciamo, più frequenti contatti in tempi più recenti non gli avevo fin qui esplicitato, per un naturale riserbo, per un dovuto riguardo. Ma come ha scritto Marina Svetaeva, professore, so che esiste la justice des choses, la justice des choses, e ha detto anche: so che avvengono i miracoli e che i miracoli hanno le proprie leggi. Inconsapevole novizio, per usare un'altra sua espressione, dopo la laurea col relatore Stefano Rodotà, ho incontrato, grazie agli amici di Nuovo Diritto Agrario, la rivista animata da Guido Cervati, Carlo Alberto Graziani, Carlo Desiderio, che sono qui, i quali hanno affondato il loro sapere nel campo del diritto agrario, mi imbattei appunto nel libro per me più paradigmatico della produzione scientifica di Paolo Grosso, Un altro modo di possedere, cioè l'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza postunitaria. Spenderò qualche parola più in là, ma senza rubarvi molto tempo, e per cui vi rimando già fin d'ora al testo scritto. E quella lettura rappresentò un potente soffio d'aria fresca nei polmoni di un giovane che si avvicinava agli studi giuridici, arrivato a Roma da lontani luoghi aspromontani, e contribuì a fargli maneggiare le coordinate scientifiche e politiche in senso lato dell'alterità e della specificità del mondo contadino. Direi, professore, che gli studi giuridici hanno consentito l'incontro di due persone, per citare un'altra poesia, quella che lei riporta in epigrafe, un risalente libro di Ungaretti, di due persone che ben nate si sentono da gente di terra, una che viene, come lei stesso ama sottolineare con orgoglio, dal mondo mezzadrile, e l'altra che viene dal mondo bracciantile, diversi per storia, per percorsi, ma credo consentirà di dire che sono legate da una comune curiosità e da una comune apertura culturale. E in modo particolare, direi, sono uniti da quell'orizzonte che suscita la vitalità delle cose. Tanto che oggi, arrivati a questo incontro, potremmo dire, professore, con Stefan Dedalus, dell'Ulisse di Joyce, davanti sgomento sulla spiaggia di Sand Mount, la firma di tutte le cose sono qui a leggere. Firme di tutte le cose sono qui a leggere. E dunque, trascorsi molti decenni da questa giovanile stagione, oggi mi è data la possibilità di dire, richiamandomi a un poeta a me caro, Seamus Heaney, premio Nobel per la letteratura, un poeta irlandese del 95, il premio Nobel del 95, che ha scritto: hai ascoltato abbastanza, ora fai sentire la tua voce. Ho detto questo perché esso premette il modo, lo svolgersi di questo mio intervento, e c'è una voce che vuole riproporvi, alla luce soprattutto dell'intervento del Rettore, non l'intero itinerario scientifico ovviamente dell'illustre laureato, non avrei i mezzi, questo è evidente innanzitutto a me, e non ci sarebbe il tempo, ma attraverso la sottolineatura, la ricostruzione di alcuni dei passaggi più significativi di questo itinerario, cogliere da giurista di diritto positivo, da gius agrarista, va detto immediatamente, l'attualità del suo pensiero e la pervasività di questo pensiero ben oltre gli spazi del diritto stesso, e la capacità di questo pensiero di proiettarsi verso il futuro partendo dalla ricchezza del passato. E forse non aveva torto, lo dico anche qui con molta umiltà, Friedrich Schlegel nel definire lo storico un profeta rivolto all'indietro. Ho usato come metodo per questo lavoro quello di rintracciare i compossibili, quello di lavorare sulle connessioni
delle altre discipline rispetto al suo pensiero, in linea con la sistematicità del suo pensiero che il magnifico rettore ha appena illustrato, è fermamente contrario, anch'io, alla sordità delle discipline, quelle che cioè chiudono i campi del sapere come orti in cui esercitare il proprio ozium, e che, come per altre enclosures, si appropriano del terreno, del campo, appropriandosi anche di uomini e di parole, di opere e di missioni, e si dedicano ad una ricerca pura e interessata, disinteressata, che non tocca le emozioni neanche di quelli che in quello stesso campo sono recinti. Volevo segnalare, a proposito di questa unità di materia, in questo quadro di connessioni e di compossibili che evocano questo suo lavoro di ricerca, dei sociologi della devianza, che in un bellissimo libro, recentissimo libro, Proprietà privata, proprietà sociale, proprietà di sé, osservano, un libro intervista con Robert Castell, appena morto, dicono: non possiamo non prendere atto di quella unità di materia che compone la società, che solo il gioco di prestigio di un disincantatore del mondo può pretendere il monopolio di quella che diventa la chiave di accesso alla realtà, che viene fuori dalla scomposizione impura e imperfetta della materia originaria. Ecco, nel pensiero di Paolo Grossi, richiamandomi immediatamente a quanto prima illustrato il rettore, si coglie innanzitutto nel suo insegnamento la possibilità concreta e suggestiva al tempo stesso di accostare il diritto alla società, il diritto alla storia, facendo fluire costantemente e incessantemente, ecco, ciò che riguarda noi come uomini, come cittadini, come comunità, prima ancora che come studiosi, facendo fluire costantemente la vita stessa nel diritto. E l'effetto, non irrilevante, si produce nel superamento della divisione tra il territorio del diritto e quello del fatto. E da questa costante attualità del diritto emerge, come ha scritto, ed ancor più nel profondo, lo strato dei valori. Il diritto ordinamento, cioè, diventa lo specchio della società in tutte le sue articolazioni, e questo mi piace molto richiamarlo, perché va oltre il campo del diritto per interrogare tutta la nostra società, giacché non fa capo a una centrale di poteri, ma alla società nella sua globalità e anche nelle sue diverse sfaccettature, rimanendo nel principe il ruolo autorevole ma secondario di manifestatore pubblico delle regole per il tramite della promulgazione. Ecco, pluralismo, fattualità, complessità, coralità del diritto appartengono alla vita quotidiana delle persone, categorie ordinanti e strumenti ermeneutici al tempo stesso, potremmo dire, che non sono irrigiditi nell'esperienza storica del passato, ma costituiscono, come vedremo da qui a poco, la trama giuridica e la carne viva della società del nostro tempo, provenendo dal passato, certo, ma con un percorso di discontinuità nella continuità. È una dinamica diacronica questa, passato-futuro, che è conferma della transdisciplinarietà di questo approccio, appena premesso, attraversa anche la più grande letteratura, confermando altrettanto nobilmente la lucentezza e la profondità del pensiero di Paolo Grossi. Mi riferisco rapidissimamente, ma arriverò a delle conclusioni coerenti, a Rilke, che in una poesia del 1905, niente di meno, nel Libro d'Ore, dice: il passato è ancora di là da venire. E richiamo ancora, qualche decennio dopo, negli anni 20, una lettera di Marina Svetaeva a Leonid Pasternak, il padre di Boris, poi che era un affermato pittore, oscurato poi dalla fama del figlio, succede così talvolta, e gli scrisse, e la sottolinea testualmente, di appartenere con tutte le proprie radici al passato, e aggiunge però, significativamente concludendo, non è che è il passato che fa il futuro. E non ci si stupisca,
di questi richiami alla letteratura, non sono vezzoso gratuitamente esprimere interessi all'altro, perché in realtà basti pensare al libro di Richard Posner negli anni 80, alla fine degli anni 80, su diritto e letteratura, in edizione inglese e poi tradotto in francese. Posner è ben noto a tutti, rappresentante della scuola economica di Chicago, studioso dell'analisi economica del diritto, ha scritto questo libro su diritto e letteratura, nel quale ha indagato le connessioni, le relazioni di questi due campi del sapere, e prima ancora, come dicevamo prima, un momento fa, ricordo il bellissimo libro, interessante libro di Vincenzo Panuccio nel 1984, La fantasia nel diritto, di cui il professore ha avuto il merito unico, direi, di richiamarlo alla coscienza e all'intelligenza dei giuristi con una sua recensione. Vedete, in questo rapporto c'è qualcosa di più intrigante e complesso, che riguarda gli stessi approfondimenti di questi profili diacronici tra passato e futuro. Perché basti pensare alla ricerca, e finisco, concluderò coerentemente su questo punto, alla ricerca di Proust e di Walter Benjamin sul tempo passato. Perché Proust presta attenzione al risuonare del passato, Benjamin a ciò che anticipa il futuro. A differenza di Proust, Benjamin non vuole liberarsi della temporalità, non vuole osservare le cose nella loro essenza storica, astorica, ma aspira all'esperienza e alla conoscenza storica. Viene risospinto nel passato, in un passato che non è concluso, ma aperto in quanto profetizza il futuro. E allora, per coerenza rispetto al tema che devo svolgere, domando retoricamente: vi è forse qualcosa rispetto a ciò che ho appena letto, qualcosa di diverso da quanto afferma Jacques Le Goff nella prefazione al volume di Paolo Grossi, L'Europa nel diritto, pubblicato nella collana molto prestigiosa dell'editore La Terza, Fare l'Europa, è editato da cinque editori contemporaneamente in Europa, quando Le Goff dice, l'oggi, nel testo, l'oggi discende dal ieri e il domani è il frutto del passato. Il passato, insomma, per usare le stesse parole di Paolo Grossi, è un deposito complesso, dove ci sono strati meritevoli di restare sepolti e altri che è vitale di seppellire, perché parlano un linguaggio vivo e consentono di discriminare il caduco dal perenne. E in questo senso, come ha scritto Benjamin nelle sue tesi filosofiche sul concetto di storia, il passato reca con sé un indice segreto che lo rinvia alla redenzione. E dunque, la controprova, potrei annoiarvi o intrattenervi ancora su altre discipline che lavorano su questi profili diacronici. C'è un bel libro di Vittorio Gregotti pubblicato in questi giorni sul sublime in architettura nel contemporaneo, un altro di uno storico francese, Cohen, sul futuro dell'architettura fin dal 1889. C'è una dimensione in cui questi percorsi di ricerca si interrogano in altri campi del sapere, e la controprova sul terreno giuridico è data, a mio avviso, dall'ordine giuridico europeo, che, come Grossi sottolinea, assume giustamente l'individuazione e il rispetto ai diritti fondamentali dell'uomo al cuore del suo programma, ma il proprio basamento non in una norma progettata e scritta nei palazzi alti del potere, ma nella stessa storia dei popoli, nelle tradizioni che i popoli hanno accumulato nella loro vicenda storica, nelle radici solidissime di principi non scritti, e a confermare il radicamento fondato e fondante di queste considerazioni, e qui parla l'agrarista, è lo stesso cuore pulsante delle politiche agricole comunitarie, il quale cuore pulsante trova il suo sangue e la sua lingua, linfa, da processi socio-economici innestati nel basso, nelle realtà, differenti realtà territoriali, e che da qui diventano ordine giuridico plurale. Se il codice del 42, come ricorda Natalino Irti, era animato da un'ansia o ambizione di totalità, aveva oscurato i profili plurali, in questo caso dell'agricoltura,
Nel Trattato di Roma, già all'articolo 39, si fa riferimento ai metodi speciali, al plurale, ai metodi speciali che la politica agricola comune implica, al carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole. E allora io domando, come non scorgere in questa norma del 57, cioè appena 15 anni dopo il Codice Civile, una consapevolezza dell'intreccio inscindibile tra diritto e fatto, in cui la spinta nasce dalla varietà dei sistemi locali di ogni regione italiana, ma da un sistema comunitario territoriale differenziato dentro l'Europa. E in questo senso il territorio assume un valore culturale, diventa struttura antropologica. Paolo Grossi ci ha scritto nel 2006, mi sembra fosse l'intervento all'Accademia dei Georgofili sul ruolo del territorio, che imprime in sé la vicenda di un popolo, di un costume e di una storia, e rispetto a questo il prodotto tipico può costituire ben altro che un semplice prodotto agroalimentare. E questo è confermato, questo è intuizione, questa considerazione poco dopo dall'Unione Europea, dal Libro Verde sulla coesione territoriale, che vuole fare della diversità territoriale un punto di forza e rendere armonioso lo sviluppo dei luoghi e garantire che gli abitanti possano trarre il massimo beneficio dalle loro caratteristiche intrinseche. Insomma, mi domando anche qui, cosa raffigura questo quadro normativo se non un'evidenza della pluralità, della fattualità e dell'antropologia che muovono il diritto? E nello stesso diritto alimentare, nello stesso campo di legislazione alimentare su cui, rispetto alla quale lo Stato ritiene che possono essere individuati dei principi che costituiscono un diritto, i profili plurali compaiono indiscutibilmente, come confermato dalla presenza tra gli organi dell'autorità europea della sicurezza alimentare del foro consultivo che rappresenta gli stati nazionali. La legislazione derivata si muove in questa direzione, la modulazione degli aiuti, cioè verso il basso, verso il plurale, rendendo atto del plurale. Il regolamento sullo sviluppo rurale pluralizza la definizione di agricoltura, dei soggetti e delle politiche, ma vi è di più e chiudo. La stessa architettura istituzionale dell'Unione Europea, come disegnata nel Trattato di Lisbona, mostra un impianto complessivo che a me sembra di equilibrio mobile tra le competenze e dei soggetti, come dimostrato dall'articolazione delle competenze in particolar modo in materia di agricoltura, pesca e alimentazione. Si incrociano cioè i poteri della Commissione, del Consiglio, la codecisione del Parlamento, il riconoscimento del Comitato Economico-Sociale, e in tutto questo non vi annoio l'incrocio tra i vari articoli. Ne consegue, secondo me, da tutto questo ne traggo solo le conclusioni, e cioè che un organo, il Consiglio, composto dai rappresentanti degli Stati membri, esercita poteri strettamente attinenti al funzionamento del mercato unico europeo, coniugando in tal modo al tempo stesso una dimensione potestativa sovranazionale ed una rappresentanza nazionale, e negando così alla radice, e sarò coerente in un'altra nella conclusione di questo passaggio, negando così la fondatezza della dimensione di un potere imperativo che giusagraristi pur acuti e assolutamente rispettabili e profondi e attenti nei loro studi attribuiscono quasi idolatricamente alla Commissione europea, il cui ruolo viene identificato su un modello teorico parafrasabile, quello su cui si fonda l'idea elaborata da autorevole dottrina amministrativista dello Stato regolatore. Ove fosse così, e non lo è a mio avviso, si passerebbe meccanicamente, ecco la conclusione, in linea di continuità dal monismo giuridico incarnato dal codice di ottocentesca memoria a quello della Commissione europea, ignorando, per usare una felice espressione del professor Grossi, il ribollio del sottosuolo, la cui voce in questo caso trova forte e formale eco già nel protocollo comunitario sull'applicazione dei principi di sussidiarietà. In sostanza l'orizzonte, e chiudo, l'orizzonte che se ne ricava lo ha tratto a mio avviso con
intelligenza e acutezza, e non tocca a me dirlo, lo dico con molta modestia, Guido Alpa, nel suo saggio di apertura al volume Paolo Grossi nella collana La Terza, Maestri del Diritto. Questo orizzonte, dice, ci porta a una concezione di un'Europa non eurocentrica, rispettosa delle proprie diversità, ansiosa di definire la propria identità e soprattutto in una cultura e in una rete di rapporti globali la propria posizione rispetto alle altre entità. E allora, in questo cercare i possibili, quello che sottolineo e voglio ricordare soprattutto ai più giovani, che il continente Europa nasce, prende nome dalla figlia di Agenore, re di Fenicia, cioè da Europa, ragazza libanese o magrebina, diremmo oggi, perché la Fenicia era molto più ampia di quello che è il Libano oggi, rapita da Giove, forma di toro, come è noto, e portata in Grecia. E come non ricordare che suo fratello Cadmo, alla ricerca di lei, porta nel nostro territorio in Grecia i primi segni dell'alfabeto e quindi l'apprendimento scritto nasce proprio da quel passaggio, da questa commistione. E volevo dire ancora un'altra cosa su questa ricerca dei compossibili che esprimono questo intreccio tra le diverse realtà. Voglio ricordare che l'impero romano, uno dei più grandi imperi della storia dell'umanità, nasce da Enea, che è profugo da Troia, Ilio, donde Iliade, che si trovava in Asia Minore, oggi Turchia. E ricordo che nelle mollezze dell'incontro con Didone, Giove gli manda Mercurio, che gli ricorda qual è il suo compito: arrivare in Italia. Dunque, c'è un intreccio di meccanismi antropologici, di storie, di geopolitica, di culture, di diritto, su cui noi stiamo affondando i piedi. L'altra cosa, sarò rapidissimo, l'altra categoria ordinante che il professor Grossi che rivela, come dire, che riverbera effetti oltre il campo del diritto è la fattualità. La fattualità vuol dire, e gli dice, che il diritto riscopre i fatti nella loro genuinità e si adegua, si lascia modellare da essi, né pretende di coartarli, di alterarli, intendendo per fatti i fenomeni naturali e quelli economico-sociali, assetti economici strutturali, costumanze e comportamenti collettivi. Fatti che nell'impianto del diritto privato comune erano destinati, lo dico per quello che significa al di fuori della scienza giuridica, a diventare diritto senza superiori controlli, all'unica condizione che si trattasse di situazioni non relegabili nel meramente effimero, ma anzi durevoli, tale da radicarsi nella società. In sostanza, tornano ancora le cose, erano le cose a farla da padrone. E il mio mondo comincia con le cose, scrive Rilke ad una sua giovane corrispondente nel lontano 22. E così, continua, anche il più piccolo degli uomini è già terribilmente grande in esso, anzi quasi eccessivo. Su questa visione teorica, e a cielo purtroppo resta il testo scritto, del diritto, su questa visione teorica del diritto, centralità del fatto cosa, tutela dell'effettività economica, primato della realtà oggettiva, si innesta nel percorso scientifico di Paolo Grosso un'esperienza ulteriormente confermativa, proveniente da un lato dal diritto canonico e dall'altro, ciò che mi è più vicino, dal diritto agrario. Con l'avvio di una lunga consuetudine con Gian Gastone Bolla, con il quale il nostro maestro avrà una collaborazione strettissima attraverso la rivista Diritto Agrario, soprattutto per via dell'incarico durato 17 anni di segretario generale dell'Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato, oggi qui rappresentato dal professor Germanò, di cui Bolle era direttore, così come lo era della rivista. E allora, il diritto agrario, sarò rapidissimo, salto molte cose, per Paolo Grossi, nel suo libro Scienza Giuridica Italiana, un profilo storico, scardinava
l'impianto formalistico per far entrare con la forza dei fatti nella fortezza del diritto appunto i fatti sociali, tecnici, politici ed economici, e al percorso di autonomia del diritto agrario diedero una mano negli anni 30 con le loro elaborazioni Finzi, Ascarelli, Pugliatti, su cui quella stagione della civilistica italiana ha dato contributi molto preziosi Antonio Iannarelli. Insomma, ciò che domando oggi è se l'autonomia del diritto agrario rimposa ancora nello statuto della cosa produttiva o quella configurazione si è sgretolata. Fin dove possiamo estenderne i confini senza perderne le fondamenta e lo significato dello ius proprium che a quella cosa corrispondeva? Possiamo oggi inoltrarci oltre quanto la natura dei fatti richiede, verso il diritto dei mercati agricoli, verso il diritto commerciale, virgolette, agricolo, senza incertezza di poter incappare in rifrazioni ottiche, smarrendo ancoraggi tecnico-giuridici da un lato e aggregativi dall'altro. Chiudo, perché su questo percorso il nostro Ateneo ha avuto prestigiose presenze, penso a Giacomo Veneziano, penso ad Ageo Arcangeli, Jus Commercialist, Enrico Bassanelli che fu anche rettore e che poi è andato a Bologna, dove qui abbiamo due, il suo allievo, il professor Cassadei e il professor Sgarbanti che oggi siede sulla cattedra a Bologna. Allora, su questo e anche fuori dall'ambito accademico, penso a Giovanni Zucconi, su cui ha dedicato tante pagine Paolo Grossi, ma anche ad economisti come Ghino Valenti, al quale l'Ateneo ha intestato un laboratorio, o a Francesco Coletti di San Severino, rispetto al quale stiamo preparando un convegno in autunno. Allora, il punto di partenza, e concludo vi assicuro, di questo percorso di Grossi sul terreno, più specificatamente delle problematiche dell'agricoltura, della proprietà agricola, risiede nella critica al monismo giuridico, quale portato della modernità sul piano politico e sociale espressa dall'affermazione della borghesia e sul piano giuridico dai processi di codificazione. Il XIX secolo, come è noto, comincia con la codificazione napoleonica e si conclude col Begebe tedesco, promulgato nel 1896 da Guglielmo II, ma è entrato in vigore ben 4 anni dopo, proprio per dare al codice, fargli assumere i connotati di un evento speciale. Pietro Rescigno ha scritto delle pagine su questo terreno, osservando come i codici hanno contribuito a mettere sul trono la legge e in un crescendo, ricorda il professor Grossi, sempre più si stagliava la presenza totalizzante dello Stato. Era il trionfo dell'assolutismo giuridico e della unicità del modello proprietario. Eppure vorrei ricordare che prima ancora che entrasse in vigore il Begebè, quel mondo che i codici volevano rappresentare o ingabbiare era già saltato per aria. Da un lato ricordo che la tardata nobiltà francese, che si riuniva al numero 20, come ricorda Proust, di Rue de Berry, nel salotto di Matilde Bonaparte, nipote di Napoleone I e figlia di Gerolamo, viveva in un mondo paragonato dai fratelli Goncourt nel loro giornale che ad un fuoco d'artificio che si spegne sotto la pioggia. Erano già finiti. E la stessa borghesia avanzante, accecata dai simboli della modernità, e ne direi due iconograficamente rappresentati dalla Tour Eiffel, costruita per l'Expo parigino dell'89, a 100 anni della Rivoluzione Francese, e dall'altro dal quadro di Claude Monet, La Gare Saint-Lazare, che ridondante di vetro ed acciaio, ambedue le classi sociali non sentivano il paese e in Italia era in tumulto. Come ha scritto Paolo Grossi, il diritto della storia dell'Italia unita, c'erano problematiche amministrative, ma anche economiche al Mezzogiorno e politiche. Pensiamo all'ingresso del movimento operaio nella vita dello Stato e alla risposta repressiva dei Bava Beccaris a colpi di cannone. Ecco, su questo terreno si è innestato il contributo di Paolo Grossi con un nuovo modo di possedere, su cui Stefano Rodotà ha detto:
non è una storia della nozione di proprietà nella presentazione al nuovo diritto agrario in quel dicembre del 77, della nozione di proprietà nella cultura ottocentesca, ma è la storia di quella cultura che non accetta la versione individualistica della proprietà, così come si era consolidata negli ambienti occidentali. Voglio solo rimandare a ciò che troverete nel testo, e cioè che questa discussione sulla proprietà collettiva, questo fenomeno minoritario ma largamente dentro il paese, come la stessa letteratura italiana ci testimonia, fino a Sgorloni in Friuli, la Cava in Calabria, Dessì in Sardegna, il molisano Francesco Iovene, di tutto di più. Questo processo, questo movimento guarda all'oggi, e dico solo, faccio solo tre riferimenti prima di salutarvi, e li troverete nel testo. Rinvia alla problematica dei beni comuni, sono percorsi diversi, non vanno sovrapposti, non vanno confusi, ma è un cammino, è un percorso, come segnalava Paolo Grossi nella rivista trimestrale Diritto e Procedura Civile, è un cammino parallelo. E forse, a mio avviso, la debolezza teorica della dinamica dei beni comuni sta proprio in quella che invece è la forza e la proprietà collettiva, nel rapporto tra bene comune e comunità di riferimento. In secondo luogo vorrei richiamare un fenomeno che appartiene alla globalizzazione, direi all'antropologia della contemporaneità, all'agricoltura urbana, che va a scardinare i rapporti tra ceti, persone, classi, città e compagne e campagna, e manifesta anche qui una sorta di pervasività dei fatti che arrivano, per quanto riguarda l'agricoltura, dentro le aree metropolitane. Bene, volevo finire perché di fronte a questo magma ribollente, diciamo, ci sono state molte proposte, no? Al magma ribollente della globalizzazione giuridica che ha scomposto le fonti, Giorgio Berti ha parlato di disordine delle fonti, Raymond Boudon di Il posto del disordine, si propone come soluzione il soft law, la dottrina d'Oltralpe, usando una metafora che lei usa, professore, della nuvola. Nella prima lezione di diritto, il diritto non è una nuvola sul paesaggio storico, Mireille Delmas-Marty parla di nuage ordonné nel tentativo di dare un inquadramento di un diritto comune pluralista. C'è un poeta francese, Glissant, che parla di pensée du tremblement per indicare la nozione moderna. Però vorrei finire su una questione: che l'ordine giuridico in formazione non può essere abbandonato ai soli giuristi, non è restare racchiuso nel diritto. Esso suppone certo un ritorno alla politica, ma anche all'elaborazione dialogica che non esclude il conflitto tra giuristi, politici, uomini di cultura e comuni cittadini, coautori e protagonisti di quell'impresa comune che è la pratica giuridica. La cosa di cui il diritto parla vive nella pratica del comprendere e dell'interpretare. E allora, così come è iniziato, e per tutto quello che non ho detto rimando al testo, volevo chiudere con le cose, con una riflessione anche qui di Rilke, mi si perdonerà questa magari esagerazione, ma c'è un rimando tra questo pensiero così profondo, che in un suo scritto, in una raccolta di saggi appunti sulla melodia delle cose, ha detto: io credo che tutto quello che realmente accade non tema la morte. Credo che tutte queste esperienze vissute dai solitari nel corso di innumerevoli metamorfosi vivono in mezzo a noi. Sono qui forse un po' in disparte, in direzione delle cose, ma sono qui come le cose stesse, e come loro sono parte della nostra vita, sapendo che continueremo ancora a approfondire questo percorso nei diversi campi del sapere e ragionando in termini unitari delle diverse partiture giuridiche. Grazie a voi tutti e grazie a lei, professor Grossi. Mm-hmm.
diventato verdi adesso quest'anno, tutto verdiano. E c'è l'anniversario adesso. E abbiamo fatto una campagna pubblicitaria. Questa su verdi. Sono bravi, molto. Bene, dopo questo piccolo interludio verdiano do la parola alla professoressa Barbara Pojaghi, vice direttore del Dipartimento di Scienze Politiche della Comunicazione e Relazioni Internazionali, che leggerà la motivazione con la quale il Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche del 4 aprile 2012 ha deliberato unanimemente di attribuire la laurea honoris causa in studi politici internazionali al professor Paolo Grossi. Prego Barbara. Il 4 aprile 2012 il preside della Facoltà di Scienze Politiche, professora Francesco Adornato, propone il conferimento della laurea honoris causa in studi politici e internazionali al professor Paolo Grossi e ne illustra l'alto profilo scientifico. Il Consiglio di Facoltà accoglie all'unanimità la proposta con la seguente motivazione. Nel suo lungo e coerente percorso di ricerca, Paolo Grossi ha saputo coniugare la riflessione sull'esperienza storica del diritto con una visione globale dei problemi che investono il ruolo del giurista e più in generale dell'intellettuale chiamato a interpretare i fenomeni del proprio tempo. Profondo rinnovatore del metodo storiografico, ha favorito l'incontro e il dialogo tra giuristi e storici, segnalando la vocazione costruttiva della scienza giuridica e affermando il carattere unitario del pensiero giuridico. Sin dagli anni giovanili ha saputo tracciare con sicurezza, come ampiamente testimoniato dai suoi corsi maceratesi, un itinerario scientifico sempre supportato da straordinarie doti di didatta e di scrittore. I suoi innumerevoli studi sul rapporto complesso tra l'uomo e le cose, tra la società e gli strumenti del divenire giuridico, hanno aperto strade nuove che vanno dalle radici fondative dell'ordine giuridico medievale sino alle più recenti manifestazioni della globalizzazione. Il diritto comune, il diritto canonico, il diritto agrario, il diritto dei privati, la lex mercatoria, le dimensioni costituzionali rappresentano alcuni dei terreni privilegiati di indagine che pongono sempre al centro in maniera unitaria il giurista di fronte ai problemi e alle grandi sfide del presente. Critico verso ogni forma di assolutizzazione e di ricostruzione mitologica, ha posto con forza il problema del recupero del diritto, del suo affrancamento da una integrale visione potestativa e dalle concezioni più esasperate del normativismo e del formalismo. Paolo Grossi ci restituisce con l'attenzione morale dell'uomo e la sapienza del maestro una visione del diritto più ampia e più complessa, fatta di esperienza, umanità, socialità, fattualità, autentica dimensione ordinante. Con queste motivazioni il Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche all'unanimità propone di conferire al professor Paolo Grossi, nato a Firenze il 29 gennaio 1933, la laurea honoris causa in studi politici e internazionali.
Prego, il professor Paolo Grossi. Sulla base della motivazione che è stata appena letta, io do lettura della formula di rito. Per i poteri conferitici dalla legge, noi, professor Luigi Lacchè, rettore dell'Università degli Studi di Macerata, vista la deliberazione del Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche del 4 aprile 2012, vista l'approvazione del Ministero dell'Istruzione e dell'Università della Ricerca del 3 ottobre 2012, conferiamo a Paolo Grossi, nato a Firenze il 29 gennaio 1933, la laurea honoris causa in studi politici e internazionali. Il presente diploma viene rilasciato a tutti gli effetti di legge, dato a Macerata di 12 giugno 2013. Insieme al diploma voglio consegnare al professor Paolo Grossi, che adesso si veste. Consegno il sigillo dell'università e, cosa un po' più futile, ma credo utile, la cravatta dell'Ateneo. Mettiamo. Con questa proclamazione il professor Paolo Grossi entra a far parte del corpo accademico dell'Università degli Studi di Macerata e in tale veste lo invito finalmente a pronunciare la lezione doctoralis sul tema la Costituzione italiana quale espressione di un tempo giuridico postmoderno. Grazie professor Grossi. Signor Presidente della Corte Costituzionale, magnifico Rettore dell'Università di Macerata, magnifico Rettore dell'Università di Ferrara, illustre rappresentante del Rettore dell'Ateneo Fiorentino, autorità tutte, carissimi e illustri direttori dei dipartimenti, cari colleghi, carissimi giovani e soprattutto carissimi studenti. Consentitemi di rubare due minuti per alcune parole che sento l'esigenza di pronunciare prima di leggere, come giusto e doveroso, la mia lezione dottorale. Non sono nuovo a quest'aula. Macerata è un po' anche mia,
come istituzione accademica. Lo ha detto benissimo il magnifico rettore. Dal 61 al 66 io ho avuto un periodo di 5 anni per me estremamente fertili. C'era qui una comunità di giovani giuristi da cui ho appreso molto. Buona parte del mio svolgimento futuro lo si deve anche a quanto io ho potuto ottenere da colloqui, da dialoghi, da dialettiche anche vivaci, che in queste aule maceratesi o nelle enormi, eterne passeggiate intorno alle mura si facevano in quegli anni giovanili ma tanto fecondi per quello che sarebbe stato il mio futuro svolgimento. Quindi sono grato ancora all'Ateneo Maceratese che è nel mio cuore, allora naturalmente in facoltà di giurisprudenza, da giurista qual sono. Fu per me una fortuna l'ingresso a Macerata nel 61 e la mia permanenza fino al 66. Ci fu anche un'altra fortuna. Ebbi molti allievi, un colloquio fitto e magnifico con gli studenti e soprattutto Anna Bianca, il colloquio con uno di essi. Uno straordinario allievo, diventato poi amico e a me maestro intellettualmente, Mario Sbriccoli. Che una morte rapace ha tolto alla nostra familiarità e che gli impedisce oggi di essere almeno fisicamente qui in mezzo a noi. Debbo dei ringraziamenti. Ringraziamento al magnifico rettore e al Senato accademico, ringraziamento in particolare al direttore del Dipartimento di Studi Politici e a tutti i colleghi che mi hanno fatto l'onore di questa ascrizione nel loro gremio. Ringraziamento per le presenze in quest'aula dell'illustre Presidente della Corte che, malgrado gli enormi impegni che gravano sulle sue spalle, ha voluto darmi questo gesto di grande amicizia, riservandomi questo pomeriggio con una visita a Macerata. Ringraziamento al Rettore di Ferrara, al rappresentante del Rettore di Firenze, ai colleghi che sono venuti da lontano. Grazie a tutti. Questa vostra comunità è un segno di ciò che abbiamo costruito insieme. Se siete qui oggi intorno a me non è per uno scialbo sentimento di amicizia, è per sottolineare una profonda sintonia culturale che si è ingenerata tra di noi. Ve ne sono profondamente grato. Il rettore ha già letto, e del resto era nella locandina, il titolo della mia lezione dottorale. La Costituzione italiana quale espressione di un tempo giuridico postmoderno. Mi è capitato più volte, nello stretto giro di questi ultimi anni, di usare, a proposito del Novecento giuridico, l'aggettivo postmoderno. Il momento più solenne fu, caro Pasquale, proprio a Ferrara, quando tu mi invitasti a tenere il discorso inaugurale dell'anno accademico, e di usarlo sempre con un sottostante duplice sentimento, in sé fortemente contraddittorio, perché esprimente allo stesso tempo un grosso disagio, ma anche una ferma convinzione. Disagio per essere quell'aggettivo, almeno a una prima apparenza, privo di contenuti specifici. Convinzione per avere, pur nella sua innegabile genericità, il pregio di segnalare un profilo rilevantissimo a chi vi guardi con occhi attenti al divenire e al trasformarsi di una esperienza giuridica, che si sta lasciando cioè alle spalle un ben definito terreno storico quale mondo di ieri, appunto il moderno,
e che ci si sta inoltrando in un terreno ancora non ben definito, ma altro e diverso. L'aggettivo postmoderno, insomma, applicato al Novecento giuridico, ha il pregio di puntualizzare con efficacia che in esso non prosegue impassibile la modernità, ma che si va maturando lentamente e progressivamente un tempo marcato da caratteri nuovi, i quali a loro volta segnalano sommovimenti nel profondo delle stesse fondazioni socio-politico-giuridiche. Qualche parola chiarificatrice anche sul vocabolo Costituzione, proiettato spesso incautamente da storici e giuristi in tempi anche remoti e remotissimi, e quindi dal carattere rischiosamente polisemico. Infatti, se la Costituzione della modernità appare come carta dei diritti, la Costituzione novecentesca è piuttosto una cifra storica e perciò un patrimonio di idealità e di esperienze, il segno identitario di una comunità nel maturarsi della sua autoconsapevolezza. Per il giurista, la modernità, che trova la sua acme nei progetti e nelle realizzazioni della Rivoluzione francese, ha il carattere di un deciso e rigidissimo assolutismo giuridico. Da parte della classe borghese, che è finalmente arrivata ad occupare le centrali potestative, si è voluto controllare puntigliosamente la genesi del diritto, e lo si è fatto ingigantendo lo Stato quale apparato di potere, affidandogli il monopolio ufficiale della giuridicità, operando la riduzione del diritto in un complesso di leggi e sacrificando e alterando la complessità e pluralità che erano state tipiche alla dimensione giuridica in tutto lo svolgersi della storia europea sino alla fine del Settecento. Ovviamente la legge nella visione moderna è ben lontana dalla nazione aperta di Tommaso d'Aquino e la manifestazione di volontà di un'autorità suprema, ed è soltanto comando scritto in un testo che si presume conosciuto e a cui pertanto si deve una indiscutibile obbedienza. Comando inelastico, assolutamente inelastico, perché assolutamente insensibile alla fattualità sociale, economica, strutturale. Il lucido progetto giuridico borghese ha al suo cuore la concezione di un diritto voluto in alto e che dall'alto piove sulla società, ed ha nella affermazione del principio di rigida legalità il suo coerente compimento ed anche il suo perfetto serramento rispetto alle forze esterne. Mai, come durante la modernità, si è avuta una separazione tanto netta e una distanza tanto estesa fra Stato e società. La società era concepita come il regno della irrilevanza giuridica nella sua ripugnante magmaticità fattuale, una sorta di basamento amorfo, sepolto ben al di sotto dell'apparato statuale e adesso estraneo nella sua imprescindibile materialità, una materialità socio-economica che agli occhi del giurista moderno non aveva qualità differenti da una struttura geografico-fisica o geologica. È un'idea forte che pervade lo stesso costituzionalismo nel suo primo svolgersi all'interno dell'età moderna, frutto all'origine di esclusivi circoli intellettuali, non riesce a calarsi al livello del cittadino normale, del quisquis de populo e della sua esistenza quotidiana, concretandosi in solenni dichiarazioni, sublimi nei loro elevatissimi contenuti, ma di indole astrattamente filosofico-politica. Si badi, non si vuole minimizzare il grosso passo innanzi che esse rappresentarono a fine Settecento nel sottrarre l'individuo dagli iniqui condizionamenti cetuali dell'antico regime. Si vuol solo evitare
i facili cedimenti a indebite apologizzazioni, come spesso si è fatto, e sottolineare come esse nella loro voluta astrattezza si inserissero perfettamente nella occhiuta strategia di una classe al potere. Diamo loro un rapidissimo sguardo. Quel ragionare su modelli di uomo, tutti ricavati da un storico stato di natura ovviamente mai esistito, con una dimenticanza pressoché totale del povero cristiano in carne ed ossa, lasciato solo e sprovveduto nelle difficoltà e nelle pene della sua esistenza quotidiana, corrispondeva a una scelta per l'astrattezza tendente sostanzialmente a conservare la ricchezza nelle mani di chi la deteneva, tutelando sempre e comunque l'ambiente, ossia il solo cittadino meritevole di attenzione nella civiltà borghese. Attitudine che ha condannato il diritto civile moderno ad essere pago di un accesso alla proprietà garantito, ma solo potenzialmente, a chiunque, dell'uguaglianza formale delle parti nel contratto, prescindendo dalla incombente e condizionante posizione fattuale di una di esse, e più in generale di una egalité tanto conclamata quanto ridotta ad una mera improbabile possibilità di uguaglianza di fatto. Certamente fu estraneo alle carte dei diritti sette-ottocentesche, forme costituzionali tipiche della modernità, di proporsi quali norme giuridiche, essendo queste riservate al potere e all'arbitrio del solo legislatore positivo, e fu altrettanto estranea alla finalità di registrare le trame della società per tradurle in regole. Le carte, come orora si accennava, restarono tenacemente legate al canone della astrattezza, né si misurarono con quel cittadino storicamente concreto che è il soggetto vivente in un certo spazio e in un certo tempo, né mai lo assunsero a interlocutore. A livello storico era in azione soltanto lo Stato, vero demiurgo della giuridicità, realizzando così la compiuta identificazione fra statuale e giuridico ed eliminando un falso dualismo di Stato e diritto, secondo l'espressione perentoria di Hans Kelsen, acceso e purtroppo fortunatissimo cantore delle certezze giuridiche moderne. Prima del diritto c'era lo Stato. Sembra condensarsi in questa indiscutibile verità lo svolgersi e il consolidarsi per tutto l'Ottocento dell'ordine giuridico borghese, e sembra permanere il riduzionismo giuridico proclamato e realizzato con la serrata giacobina. Il Novecento si pone solo cronologicamente quale piatta continuazione del secolo precedente. Il riduzionismo individualistico, con la sua artificiosa contrazione del paesaggio sociale e giuridico alle sole entità individuali, il macro individuo Stato, i micro individui soggetti singoli, proprio perché artificio, non avrebbe tardato a fare i conti con quei turbamenti sociali ed economici provocati dai disagi degli strati non abbienti e da una progrediente coscienza collettiva all'interno di essi. Lo Stato monoclasse, quello coniato nei laboratori della grande rivoluzione del 1789, stenta a reprimerli e si va attenuando il bene maggiore che si era creduto di conquistare per sempre: una compattezza non compromessa da perniciose formazioni sociali. Ma il Novecento è secolo nuovo, che stravolge rapidamente il vecchio volto senza rughe e dinamicizza quella società piatta e liscia che sembrava fatta apposta per ricevere passivamente i comandi dall'alto dei palazzi del potere. Che le novità lascino le strade e le piazze, ossia il terreno della fattualità episodica, per emergere dirompenti a livello dell'ordine giuridico, lo dimostrano due eventi clamorosi.
La voce nel 1909 di un intelligente e colto giuspubblicista, Santi Romano, che approfitta della ufficialità di un discorso inaugurale universitario per constatare la crisi dello Stato moderno e identificarla nell'esplodere d'una società prima repressa e ora difficilmente reprimibile. La volontà dello stesso legislatore nazionale che, cancellando finalmente il carattere pseudodemocratico di un ordinamento elettorale basato sul censo, si arrende finalmente nel 1913 alla ammissione di un suffragio universale maschile. Ci stiamo inoltrando in quel tempo postmoderno, a tutt'oggi niente affatto esaurito, che è il Novecento, un tempo il cui sviluppo si può concentrare in questa linea dinamica: sempre più società, sempre meno Stato. Lo Stato è ormai intimamente pluriclasse, solcato da profonde vene di pluralismo sociale e giuridico. È in un siffatto clima storico che il nuovo costituzionalismo, assorbendo dei tratti decisamente postmoderni, si caratterizza per una essenziale discontinuità rispetto alle vecchie carte dei diritti e inaugura una fase radicalmente nuova nella sua vicenda, traendo profitto da quell'evento tragico ma sconvolgente che fu la Prima Guerra Mondiale. È il clima da cui nasce il primo esperimento a Weimar e in cui si colloca, in un momento di maggiore maturità di tempi, la Costituzione nostra del 1948. Se la Costituzione di Weimar del 1919 poté emergere nella sua sostanziosa novità in un terreno storico reso sgombro dal crollo di un regime istituzionale, l'impero degli Hohenzollern, e dalla tragedia di una inutile strage bellica, se essa poté pertanto porsi in una linea di discontinuità con il passato, ciò è avvenuto in maniera assai più netta con la Carta italiana. In Italia, infatti, nel 1946, i padri costituenti avviarono il loro lavoro. Non c'era soltanto alle loro spalle il crollo di un regime istituzionale e una tragedia bellica ancora più immane della cosiddetta Grande Guerra. C'era in tutta la sua pesantezza il ventennio di un regime dittatoriale che aveva interrotto nel 1922, appena al suo nascere, la fragilissima vita di una democrazia parlamentare, che tale poteva sostanzialmente essere qualificata soltanto dopo il 1913. Il solco della discontinuità con il passato fu da noi totale. Si cominciava davvero da una tabula rasa. I padri costituenti, sia che rientrassero da forzati esili, sia che avessero campato una grama e perseguitata esistenza in Italia per più di 20 anni, vollero una carta intimamente, cioè nelle sue radici più riposte, antifascista, affermatrice per il cittadino di quelle libertà negategli dal fascismo e delle quali anche prima del 1922 non aveva potuto sostanzialmente godere. Da questa duplice, enorme circostanza storica non provenne solo una impronta forte di novità, ne derivò soprattutto una carica vitale che, insieme al rifiuto del passato prossimo, si incarnò in una proiezione speranzosa e costruttiva verso il futuro. Se le costituzioni della modernità sono un dialogo tra costituenti e detentori di pubblici poteri e si mantengono a un livello sovrastante l'esistenza quotidiana del comune cittadino, le manifestazioni della postmodernità, da Weimar in poi, nella loro fedele specularità al proprio tempo, riscoprono la società in tutta la sua multiformità e vivacità, e in essa riscoprono conseguenzialmente una giuridicità non più rattrappita entro la corazza costrittiva della legalità. Si può dire
che grazie al nuovo costituzionalismo si opera un massiccio recupero del diritto nella genuinità sociale delle sue espressioni, ben oltre i filtri alteranti di una ideologia classista qual era quella borghese. È questo il tratto essenziale che risalta a una prima serena lettura che ancora oggi si faccia dei principi fondamentali della Costituzione italiana e della prima parte dedicata ai diritti e doveri dei cittadini. 54 articoli che contengono un messaggio altamente affrancatorio e rappresentano il nerbo della intera carta, rimasto inalterato malgrado i molti decenni passati dalla entrata in vigore il 1 gennaio 48. Ciò può sorprendere, giacché nessuno ha dubbi sul fatto che ogni Costituzione non è la rivelazione di una divinità benevola, ma è osservazione, diagnosi, valutazione di uomini. La singolarità dell'itinerario costituzionale italiano ha una motivazione precisa nella singolarità del suo momento genetico. Nella seconda metà dell'anno 1946, come è risaputo, una commissione di 75 personaggi fu investita all'interno dell'Assemblea Costituente del compito gravissimo della redazione di un progetto. All'interno della commissione, la prima sottocommissione, composta di 18 membri, era chiamata a misurarsi sul nodo più difficile a sciogliere, quello dei diritti e doveri dei cittadini. Credo che sia utile dare uno sguardo ai protagonisti della vicenda, ai rapporti che vollero instaurare fra di sé e agli intendimenti che li guidarono. Riandare sia pure fugacemente alla meditatissima gestazione di questo nucleo fondativo della nostra Carta permette di respirare un po' d'aria buona anche a noi avvezzi oggi alla disarmante contemplazione di troppe risse, di troppe miserie, di troppe infedeltà rispetto al bene comune. La loro forza spirituale nasceva dalle sofferenze subite sotto il tallone opprimente della dittatura e per i disastri della guerra. Né credo che sia tendenzioso e forzoso se li sorprendiamo, provati com'erano dei molti patimenti e ancora oltraggiati dalle aberrazioni del potere dispotico, tutti protesi a una sostanziale unità, determinati a costruire per i tempi lunghi e pertanto chiamati a gettare fondamenta salde su un terreno saldo per il nuovissimo edificio. Erano portatori di ideologie diverse, per alcuni profili e non di poco conto contrapposte, e tutto avrebbe potuto risolversi in volgari contese o in altrettanto volgari transazioni. Come si sa, ci furono osservatori contemporanei anche di notevole statura, penso a Calamandrei e a Jemolo, che hanno colto in parecchi punti del testo definitivo il frutto di non proprio lodevoli compromessi. Io non vorrei certo dedicarmi ad apologetiche, che in bocca a uno storico suonerebbero insopportabili, ma la lettura dei resoconti dettagliati del loro quotidiano lavoro, una lettura che consigliavo un tempo ai miei studenti e consiglio oggi convintamente ai miei uditori, non consente conclusioni pessimistiche. Anzi, proprio il contrario, segnalando apertamente passione civile, saggezza politica, acutissimo senso di responsabilità. Comunisti e socialisti, cattolici e liberali, sono tutti presi a leggere nelle trame della società italiana, tendendo a mettere da parte le valenze ideologiche separatrici e a cercare terreni di convergenza. Personaggi in ricerca di una verità da condividere. Constatazione che mi ha portato a qualificare la nostra Carta un autentico atto di ragione, intendendo sottolineare la prevalenza di un atteggiamento autenticamente cognitivo al di sopra di asti ideologici e di umori incontrollati. E poiché da questi lavori preparatori emerge sempre più il volto tipico
di una costituzione speculare a un tempo giuridico postmoderno, conviene che ci si attardi un momento per corrispondere meglio all'oggetto della nostra lezione. I lavori ebbero una prima orientazione soprattutto nell'ampia relazione di Giorgio La Pira sui principi relativi ai rapporti civili, accettata dalla sottocommissione quale base di discussione. La scelta della relazione pienamente accolta fu una posizione di netta discontinuità con il passato prossimo e remoto. Si rifiutava lo statalismo fascista, negatore dei diritti fondamentali dei cittadini, ma si rifiutava altresì la visione individualistica che dei diritti aveva proposto la modernità borghese, estendendo adeguata tutela ai cosiddetti diritti sociali, i diritti al lavoro, al riposo, alle assicurazioni sociali, all'educazione, secondo una prima sommaria esemplificazione segnata in un intervento di Palmiro Togliatti. L'estensione è generalmente accolta. Questo pronto spazzar via gli scheletri più ingombranti del passato aveva tre grossi significati: eliminare motivi di probabili lacerazioni, rendere più agevole la strada per soluzioni unitarie o ampiamente condivise, proiettare decisamente nel futuro i tentativi costruttivi di un nuovo ordine. Il banco di prova per tutti questi eccellenti propositi li offrì subito la stessa relazione di La Pira, relazione dalla grossa valenza progettuale, nella quale si affrontava puntualmente la sbozzatura del pilastro fondante dell'ordinamento giuridico della neonata Repubblica, i rapporti persona-Stato, formazioni sociali-Stato, e lo si affrontava affermando che, parole di La Pira, lo Stato deve costruirsi in vista della persona e non viceversa, già che esistono dei diritti naturali dell'uomo, esiste una anteriorità dell'uomo rispetto allo Stato. L'uomo ha valore di fine e non di mezzo. La Pira aveva però anche cura di precisare che la figura di un uomo anteriore non aveva nulla a spartire con l'individuo metastorico di un fantomatico stato di natura evocato dal giusnaturalismo seicentesco e trapiantato nelle carte dei diritti settecentesche. La Pira si riferiva alla persona, cioè a una creatura relazionale, a un soggetto socializzato perché pensato ben dentro alla storia. Una storia che non conosce le astrazioni di un inesistente paradiso terrestre, ma l'intreccio di rapporti di ogni persona con l'altro, con tutti gli altri e all'interno di molteplici formazioni sociali. Il paesaggio lapiriano è complesso e articolato, deponendo i semplicismi degli artefatti paesaggi del vecchio individualismo borghese. Infatti, accanto agli attori individui si colloca tutta una serie di comunità intermedie, preziose nella loro funzione integratrice del singolo e stimolatrice del suo sviluppo nella società, anch'esse anteriori a ogni cristallizzazione statuale. Ma sia ben chiaro che l'uomo di cui parla La Pira è un soggetto storico, concreto, sociale, come concrete, storiche, sociali sono le varie comunità intermedie. Non si tratta né di astrazioni né di artifici dalla impronta ideologica, giacché si leggono nella società e nella sua documentata vicenda storica. Esistono nel corpo sociale, lo articolano, lo sorreggono, pertanto si deve tenerne conto e valorizzarle, liberandosi finalmente di quella lettura riduttiva della società fatta propria dall'illuminismo giuridico, ma violatrice della sua intima natura. Secondo La Pira, allontanato il forzoso, ideologizzatissimo riduzionismo moderno, il paesaggio giuridico avrebbe potuto riassumere la sua reale complessità, i suoi reali contorni storici. Aveva scritto con chiarezza e forza
nella sua relazione, citazione. È proprio questa diversa concezione pluralista, pluralismo economico, giuridico, politico, la concezione che corrisponde alla struttura organica del corpo sociale. Perché la realtà di questo corpo sociale non è costituita soltanto di singole persone. Le persone sono naturalmente raggruppate in tanti organismi che sono elementi essenziali e perciò ineliminabili del corpo sociale. La comunità familiare, quella religiosa, quella professionale, che sono altrettanti elementi costituzionali della società, esistono nel corpo sociale e lo articolano e lo definiscono. La discussione che seguì per parecchie sedute appare folta e ricca e sarebbe meritevole di un'attenzione più puntuale. Ai fini di questa lezione ci basti aggiungere solo pochi cenni ad alcuni interventi di rilievo. Il 9 settembre il giurista Dossetti ribadisce con frase accattivante per due interlocutori agguerriti, il comunista Togliatti e il socialista Basso, parole sue, questo concetto fondamentale dell'anteriorità della persona, della sua visione integrale e dell'integrazione che essa subisce in un pluralismo sociale che dovrebbe essere gradito alle correnti progressive qui rappresentate, può essere affermato con il consenso di tutti, ma aggiunge e ripete con ripetizione assai significativa. Su questi principi fondamentali che debbono dare la fisionomia sintetica del nuovo Stato e dei rapporti fra i cittadini e lo Stato, è necessario sia riscontrato il consenso di tutti. La risposta di Togliatti non si fa attendere nella stessa seduta. Egli è, parole sue, d'avviso che le espressioni dell'onorevole Dossetti offrano un ampio terreno d'intesa. E accordo ci fu. E ci saranno ancora convergenze, soprattutto quando si discute di problemi delicati, come quelli che toccano la nozione di libertà, il ruolo del lavoro, il ruolo della famiglia. Eloquente il dibattito in tema di libertà. La si vuole al centro della costruenda norma fondamentale, rimuovendo senza esitazioni le limitazioni fasciste, ma si vuole al tempo stesso non disegnare una libertà negativa, astratta, solipsistica, peccante di individualismo e identificabile con l'arbitrio di un individuo isolato dal suo contesto sociale. Si parla invece di, virgolette, libertà finalizzata, in armonia con le esigenze della solidarietà sociale, che implica responsabilità e che è fondamento di responsabilità, nozione della cui novità, rispetto al vecchio modello individualistico, i costituenti si rallegrano. Se a un certo punto Lelio Basso, forse il più fermo nelle proprie convinzioni, si lascia sfuggire l'accenno a un, virgolette, tentativo transazionale, il clima è tuttavia assai lontano dai mercanteggiamenti e denuncia coscienza della gravità del proprio compito e della comune chiamata a costruire la casa comune. Uno dei protagonisti, tra i più vivaci e lucidi, ma anche tra i più preparati, Giuseppe Dossetti, sintetizza bene tutti questi sforzi quando, nella seduta del 10 settembre, al termine di parecchi scambi dialettici, virgolette, conserva viva la speranza di trovare una formula comune che sostanzialmente dia il senso della visione unitaria che deve avere la nuova Costituzione italiana. Dunque, diversi ma uniti da un fine accomunante. Difficile, accidentato sentiero, ma reso più pervio dall'essere i padri costituenti intellettuali e uomini di buona volontà, giuristi e non giuristi, portatori di quella che appare come l'insegna e il progetto fondamentale del Novecento giuridico: demolire la muraglia cinese costruita fra società e diritto durante la modernità e riscoprire la natura autentica di questo quale ordinamento della società, recuperando così quella onticità
che lo statalismo moderno aveva per un verso depauperato e per un altro verso profondamente alterato. Da qui l'atteggiamento a non trincerarsi nei castelli murati delle singole ideologie, persuasi che il contrario li avrebbe condannati alla sterilità. Da qui l'atteggiamento a leggere nelle trame della società, sicuri di scegliere un terreno saldo per il costruendo edificio. Ciò è lampante nei giuristi di ispirazione cattolica. Per la Pira la teoria del pluralismo giuridico da lui propugnata porta a un tipo di Stato che corrisponde tanto alle esigenze sociali del nostro tempo quanto alla struttura organica del corpo sociale. Ed è soltanto l'occhiale deformante degli illuministi che non ha voluto vederlo in seno della società. Se Dossetti disegna la famiglia come ordinamento giuridico primario, è per reazione alla pretesa del vecchio assolutismo giuridico, parole sue, di dettare alla famiglia una disciplina sua, anche in quello che essa ha di più intimo e di più essenziale, di più collegato inevitabilmente alle sorgenti stesse dell'essere e dalle regioni fondamentali della vita umana. Ai padri costituenti interessa la società italiana che hanno di fronte, interessa quella formazione storica che ha saputo liberarsi dalle ipoteche di un passato soffocante e che sta individuando nel suo seno i principi capaci di governarla egregiamente nel futuro. Per questo il testo che sta lentamente prendendo forma non consisterà in suadenti proposizioni filosofiche galleggianti fuori della storia. Il testo nasce in e da un determinato contesto storico e non può non avere il pregio della storicità, dovrà essere veramente conforme alle esigenze storiche. Del suo tempo storico, grazie alle analisi e alle riflessioni dei costituenti, il testo costituzionale è specchio fedele, assorbendone pienamente i caratteri fondanti. Al contrario delle carte dei diritti e della loro modellistica astratta, il canone metodologico che qui impera è una visione pragmatica che fa perennemente i conti con soggetti ed eventi storicamente concreti e dalla storicità della norma fondamentale si richiama contro i massimalismi di taluni suoi colleghi di cordata, il comunismo a Togliatti quando tratta il tema della proprietà privata o Giorgio La Pira quando imposta il problema dei rapporti fra Stato e Chiesa Cattolica. Insomma, il secolo che riscopre la fattualità del diritto ha, nelle sessioni della prima sottocommissione, ma si può tranquillamente estendere la conclusione alla intera assemblea, dei riscontri puntualissimi. Il Novecento giuridico alberga a Roma nel palazzo dell'Assemblea Costituente. In questo disegno, che dava corpo a un ampio e innovativo progetto politico-giuridico, si inserisce armonicamente l'idea cardine affermata nell'articolo primo che la sovranità appartiene al popolo. Non è certo la nostra carta del 48, né la prima né la sola, a riferirsi al popolo quale titolare della sovranità. Il people delle carte settecentesche nordamericane, a cominciare dal good people della Virginia, non è soltanto il destinatario della happiness, bensì il titolare di all political power. E nel peuple français delle carte francesi, che proclame en présence de l'être suprême, la dichiarazione dei diritti, la souveraineté réside essentiellement. Si tratta però di affermazioni che si arrestano al rango altissimo e pur vacuo di nobili conclamazioni prive di un contenuto concreto. Lì, infatti, il popolo non esprime nulla più che un modello assolutamente astratto, dal valore meramente enfatico. Che si tratti di una configurazione profondamente diversa all'interno delle costituzioni novecentesche, ormai manifestazioni di uno Stato pluriclasse, per esempio quella germanica del 19 e più compiutamente quella italiana del 48, lo dimostrano i loro stessi tessuti
di progetti costituzionali che travalicano di parecchio il carattere di semplici dichiarazioni, di cataloghi di diritti, di catechismi, come impietosamente le bullò più di 100 anni fa Santi Romano. In quella italiana lo dimostrano i principi fondamentali e la prima parte, dove il popolo è individuato nella sua storica concretezza ed è colto più che nella sua improbabile happiness, nella sua esistenza quotidiana, laddove distesamente si parla della dimensione fattuale di questa esistenza. La religione, il lavoro, la salute, la scuola, la cultura, l'ambiente, l'economia, situazioni tutte dove protagonista non è una entità astratta, magari in dialogo con una astratta entità divina, ma lo sono genitori e figli, maestri e studenti, proprietari e nullatenenti, imprenditori e lavoratori, sani e malati. Gli articoli della nostra Carta, subito dopo la conclamazione segnalata nel primo, non abbandonano il popolo italiano nella solitudine astratta di un modello. Al contrario, lo immergono nella carnalità dell'esistenza, dandogli una sostanza, dei contenuti storicamente concreti. I suoi componenti, uomini e donne, sono creature carnali, sorpresi nelle trame di una vita quotidiana fatta di ideali, ma anche di interessi e bisogni troppo spesso difficili da soddisfare. Sono loro i protagonisti dei principi fondamentali e della prima parte, ed è grazie a loro e ai principi e regoli che li riguardano da vicino che il popolo sovrano lascia la rarefatta immagine di un mero simbolo per assumere nella effettività del sistema costituzionale le fattezze di una creatura storica. Uno dei tratti fortemente innovativi della Costituzione italiana rispetto alle carte del primo costituzionalismo è di impostarsi e di proporsi non come un semplice assetto regolatore dei poteri statuali, ma in primo luogo ed essenzialmente quale breviario giuridico del cittadino qualunque. Norma fondamentale sicuramente sì, ma progettata in modo da corrispondere alla orditura di quella quotidianità in cui il cittadino è inserito al fine di ordinarla compiutamente. È al cittadino che la Costituzione parla e vuol parlare, ed è così che la vollero i costituenti con un intendimento unanime. Se il liberale Roberto Lucifero esige che la Costituzione sia veramente uno strumento di convivenza, il comunista Togliatti, rimproverando alla relazione di La Pira un eccesso di ideologia, insiste nel doveroso impegno di tutti per, parole sue, una Costituzione che possa essere compresa dal professore di diritto e in pari tempo dal pastore sardo, dall'operaio, dall'impiegato d'ordine, dalla donna di casa. Come si vede, la società non è in questa lucida e nuova visione costituzionale la piattaforma magmatica e amorfa da relegare nel limbo dei fenomeni giuridicamente irrilevanti. Al contrario, la nostra Costituzione rappresenta, come puntualmente scrive un giuspubblicista italiano, interprete acuto e spregiudicato del proprio tempo, Giorgio Berti, il passaggio da una società non giuridicamente pensata a una società già giuridicamente costituita. Il Novecento giuridico irrompeva venendo a scuotere e a incrinare le stesse fondazioni di un ordine giuridico che la modernità, sorreggendolo con la pietra forte di abili mitologie, aveva creduto inattaccabili dall'usura del tempo. Ed erano infatti messe in discussione i protagonismi dello Stato e della legge intorno ai quali i giuristi moderni avevano ricamato finissimi merletti metodologici. Ora, 1948, tutto il nuovo veniva a condensarsi in un testo costituzionale che aveva pretese invasive ben più penetranti del sostanzialmente innocuo statuto di Carlo Alberto. Un testo, fra l'altro, dove non si parlava soltanto di Stato, ma anche e parecchio di Repubblica,
una nozione che non voleva fungere da mero sinonimo, ma che invece i costituenti usavano in posizione strettamente dialettica, disegnando accanto allo stato apparato una figura ampia capace di ricomprendere tutta la complessità dell'ordinamento politico-giuridico. Si aggiunga l'infiacchirsi di quel principio della divisione dei poteri, inteso quale verità dommatica e difeso quale traguardo ultimo e supremo di una civiltà giuridica. Un principio che l'introduzione di un monstrum tra il politico e il giurisdizionale, chiamato Corte Costituzionale, rimetteva sostanzialmente in discussione. I rifiuti e le lamentele non mancarono. Vittorio Emanuele Orlando, fondatore in Italia a fine Ottocento di una riflessione giuspubblicistica autenticamente scientifica, che aveva partecipato alla vita dell'Assemblea Costituente enunciando spesso accesi dissensi, non mancò nel 1951 a Costituzione approvata e promulgata, con riferimento preciso alla futura incidenza delle sentenze della non ancora operante Corte Costituzionale, di profetizzare cupamente, parole sue, lo stato di disagio di tutto l'ordinamento giuridico ogni volta che un organo sovrano come il Parlamento venisse a trovarsi dal lato del torto dichiarato giurisdizionalmente. Vi fu però anche chi investì frontalmente delle sue censure l'intera struttura costituzionale nella novità del suo impianto novecentesco. È la voce aspra di un prestigioso giuspubblicista, convinto statalista e legalista, Oreste Ranelletti, rettore in passato di questo Ateneo, che nel 1947, appena che fu divulgato il progetto di Costituzione presentato dalla Commissione dei 75 all'Assemblea, si precipitò a scrivere sulla più diffusa rivista giuridica italiana una inappellabile valutazione negativa. Ecco il testo. Una Costituzione deve essere la legge di organizzazione fondamentale dello Stato. Quindi contenere, ma anche limitarsi alle norme supreme che regolino l'ordinamento legislativo, governativo, giudiziario dello Stato, cioè degli organi costituzionali relativi determinando nella Costituzione i poteri, i rapporti reciproci. Con la indefettibile conseguenza che, ecco ancora parole di Ranelletti, le materie diverse da quelle su indicate devono rimanere nella competenza della legislazione ordinaria. Infatti, legiferando su quelle materie, entrando in dettagli, cioè in quelli che a lui sembrano dettagli, l'Assemblea Costituente ne usurpa le funzioni. A parte le grossolanità stilistiche, Ranelletti non si è allontanato di un passo dal vecchio modello sette-ottocentesco della Costituzione quale carta regolatrice dei poteri statuali. La vita del cittadino doveva restare nelle mani dell'onnipotente legislatore ordinario e una Costituzione che parlasse a lui e di lui e gli fornisse un breviario giuridico era assolutamente incomprensibile. Che dire? Le mitologie giuridiche della modernità sono sirene che continuano ad ammaliare col timbro suadente del loro messaggio la sordità per nuovi segni di un tempo nuovo. È in Ranelletti e, oimè, in molti altri giuristi italiani totale. Come puntualizza acutamente un valente storico del diritto, Bernardo Sordi, la sua è ormai una voce del passato, incapace di porsi in sintonia con i nuovi valori costituzionali. Siamo alla fine. Con molte buone ragioni è stato scritto da Massimo Luciani che la Costituzione si è sottratta alla tentazione di disegnare una società ideale. I suoi attori e il suo paesaggio non appartengono al limbo di una irrealtà museale, bensì alla storia, alla carnalità della storia. È quanto ho creduto di dover ripetere con insistenza in questa lezione parlando a proposito della Carta Repubblicana di concretezza, di storicità, di uno strumento di convivenza per uomini di un certo tempo e di un certo luogo.
Se così è, il dubbio che può legittimamente insorgere nei miei uditori concerne la possibile caducità del testo redatto con tanta convinzione dai nostri costituenti. E una domanda corrosiva si affaccia alla mente. La Costituzione dei Patres, nella sua intensa storicità, può parlare ancora agli uomini di oggi? È ancora in grado di ordinare adeguatamente una società che vive 65 anni dopo la sua progettazione e definizione? Guai alla perniciosa credenza che il testo del 48 sia munito del privilegio della immutabilità nelle due parti iniziali destinate a fissare i principi ordinatori di una società autenticamente democratica. È un testo che non può ovviamente sottrarsi al necessario vaglio di verifiche in relazione al trasformarsi della società italiana. È però facile anche constatare che quando si è celebrato appena 5 anni fa il suo 60° di vita, quel testo ha dimostrato di mantenere intatta nel suo progetto essenziale tutta la propria carica di vitalità. Mi siano consentite in proposito alcune considerazioni conclusive che cadono appropriate a fine di questo discorso. Se vi è stata negli ultimi anni una acquisizione ferma della riflessione scientifica è che la legalità costituzionale spicca per un carattere che la diversifica nel profondo dalla legalità ordinaria. La legge serba infatti ancora oggi il marchio che le si volle imprimere durante il corso della modernità e che espresse acutamente nella sua fase iniziale a fine Cinquecento quel penetrante osservatore della società circostante che fu Michel de Montaigne. Les lois se maintiennent en crédit non parce qu'elles sont justes, mais parce qu'elles sont lois. C'est le fondement mystique de leurs autorités. Elles n'en ont point d'autre. Elles sont souvent faites par des sots. Valutazione impietosa ma veridica, che immedesimava nella legge un gesto di potere, un comando da obbedire prescindendo dai suoi contenuti. La legge come un vaso vuoto, riempibile anche dei contenuti più aberranti. E il ricordo delle esecrabili leggi razziali del 1938 stanno vergognosamente a dimostrare la obiettività di simili affermazioni. La Costituzione è invece esattamente l'opposto di un vaso vuoto. È, come ho ripetuto più sopra fino alla noia, lettura attenta ed espressione della società. Nella vicenda italiana è lettore di una società, è lettura di una società rigenerata dopo la cancellazione della monarchia sabauda, della dittatura, ma anche di un più remoto impianto liberal borghese riaffiorante carsicamente alla superficie. Una società che, proprio perché intimamente rigenerata, è proiettata verso un futuro vicino e lontano. È una lettura, insomma, che non si immiserisce nel cogliere entro le trame di questa società lo sciame dei fatti episodici e transeunti, ma che tenta di individuare i grandi fatti fondativi di un ordine nuovo, fatti che divengono sostanza carnale di un momento storico, ma che attingono direttamente, non possono non attingere alle radici della società dove allignano i valori. I valori, proprio per questa loro dimensione radicale, sono destinati a durare. Creature storiche essi pure, non sono realtà assolutamente statiche, ma il loro movimento è lentissimo, assomigliando a quei ghiacciai della natura fisica percorsi da una impercettibile moto che ne scandisce l'immobilità apparente. Se anche i valori sono segnati da una dinamica, questa ha necessità di distendersi nei tempi lunghi. Il loro spazio temporale è la lunga durata. È perciò che i valori tendono a non immedesimarsi nel carattere tagliente di un comando
cioè in una manifestazione di potere, ma tendono ad espandersi naturalmente in principi, principi che non hanno bisogno di un testo per esprimersi, ma che possono circolare inespressi all'interno del tentativo di comprensione di un complesso ordine giuridico racchiuso per comodità da un'assemblea costituente in 139 articoli. La Costituzione, cito una frase del mio collega giudice costituzionale Gaetano Silvestri, proprio per aver accolto nel suo seno una pluralità di valori che ha trasformato in principi di diritto proprio quale insieme di principi espressi e inespressi, svolge una continua funzione dinamica. Ed in ciò è consistita la preziosa risorsa che ha continuativamente fertilizzato la storia della nostra Repubblica dal 48 ad oggi. Accanto ai valori costituzionali segnati nei vari articoli del testo, emergevano via via, appena che il mutare delle situazioni lo esigeva, valori inespressi ma latenti, mercé quella forza espansiva propria alla carica dinamica della Costituzione. E questa appariva nella sua testualità cartacea come la punta emergente di un ben più ampio continente sommerso. Grazie anche a quell'organo respiratorio del nostro ordine giuridico, rappresentato dalla Corte Costituzionale, organo percettore e stimolatore della carica espansiva della tutela costituzionale, specie in tema di diritti fondamentali, sono stati individuati nuovi diritti non espressamente sanzionati, ma naturalmente desumibili dal complesso testuale. È stata via via la volta del diritto alla riservatezza, alla identità personale e sessuale, all'abitazione, all'ambiente, all'informazione e via dicendo. Lavorando sul testo del 48 e sotto lo stimolo del divenire economico-sociale, la Corte ha fatto sì che quella cognitiva lettura della società fatta dai costituenti continuasse ad essere ossigenata e arricchita, collocandosi essa in tal modo, come ha insegnato un insigne giudice costituzionale, Cesare Ruperto, parole sue, più nella posizione di organo della comunità piuttosto che dello Stato. La lettura della società collega inscindibilmente la Costituzione repubblicana agli anni fra il 1945 e il 1948, a un terreno storico fecondo perché momento di ritrovata consapevolezza nei valori capaci di fondare robustamente una comunità politica, di scelte coraggiose, di speranze costruttive. Ma proprio perché quei lavori si trasformavano in un lievito di principi all'interno della stessa dimensione costituzionale della Repubblica, quella dimensione si trasformava da disciplina del mero tempo presente a ponte lanciato verso un futuro indefinito. Oggi noi, uomini di quel futuro, siamo orgogliosi di verificarne la piena attualità. Può darsi che in un tempo ulteriore circostanze che non è possibile prevedere esigano delle modificazioni. Oggi, anno 2013, sentiamo ancora perfettamente nostri quei principi e soprattutto li sentiamo idonei a ordinare equamente il difficile momento che stiamo vivendo. Molte grazie.